Beh, dunque, innanzitutto, appunto, non è vero che gli economisti non si occupano di questi temi. In generale, gli economisti tendono a occuparsi di qualunque tema, diciamo, di scienze sociali. Diciamo, lo fanno in maniera diversa, ad esempio, che non i sociologi. Soprattutto è una questione metodologica. Gli economisti tendono, a pensare a situazioni in cui essenzialmente gli agenti sono razionali e cose di questo tipo. Ormai sono 20-30 anni, anche nella conferenza si è parlato della posizione di Becker, di Gary Becker in questo, cioè Gary Becker ancora 30 anni fa è stato quello che ha un pochino aperto l'idea che gli economisti si occupino di essenzialmente ogni scienza sociale in maniera un po' diversa da come gli altri lo fanno. Dunque, non un imminente melting pot, i melting pot avvengono, se avvengono, quando avvengono, con estrema lentezza. Gli stessi Stati Uniti, che sono probabilmente quello che c'è di più simile a un melting pot, comunque hanno ancora, distinzioni, se non in termini di tratti etnici, ma certamente in termini di tratti religiosi, che ancora vengono, insomma, distinzioni che resistono da 100 anni. Quindi certo non un melting pot in fretta, in particolare nel caso italiano, come in generale nel caso europeo, c'è la questione, c'è il fatto che una larga parte delle popolazioni dell'immigrazione è musulmana e questo significa che insomma, è una religione diversa, posizioni diverse e diciamo, nella mia ricerca e in quella di tanti altri, si è abbastanza evidenziato come i meccanismi di acculturamento, si dice, di assimilazione dei musulmani sono più lenti in generale. Quindi non una ghettizzazione, ma neanche un melting pot e sì, insomma, con grande lentezza. Dunque non credo che ci sia essenzialmente una relazione molto. Quello che ovviamente sta succedendo è che poiché gli immigrati tendono ad avere posti di lavoro meno protetti, sono fra i primi a pagare i costi della crisi, questo è fuori discussione, ma saranno anche i primi ad avere i vantaggi della fine della crisi, perché ancora una volta in quel momento i primi posti di lavoro saranno flessibili, non protetti e quindi in larga parte andranno lì. Credo che il problema per l'Italia degli effetti di migrazione sia un problema di medio-lungo periodo, sia una questione di quanto crescerà l'Italia. Credo che la crisi, quando finirà, vedremo, insomma, i problemi del paese sono strutturali, non della crisi, quindi hanno a che fare con la crescita, insomma, con il tasso di crescita. No, io non credo al cambiamento di paradigma, non solo non credo, ma spero che non ci sarà. Ci sarà però certamente un maggiore peso della regolamentazione, soprattutto della regolamentazione finanziaria, questo certamente negli Stati Uniti e anche in Europa. Credo sia fuori di dubbio che un coordinamento internazionale di questo tipo di regolamentazione sarebbe una cosa positiva, ma non sono molto ottimista. Insomma, in generale gli americani tendono a essere molto poco cooperativi in questo tipo di meccanismi e ancora meno i cinesi, credo.